Sono Giuseppe Toscano, per chi non mi conosce, sono dell'Università Politecnica delle Marche. Mi occupo di biomasse da diversi anni, da prima del 2000. Approfitto subito per ringraziare chi ci ospita, l'azienda Corvezzo, per darci la possibilità di poi esprimere un po' tutti i concetti che negli ultimi 2-3 anni si è cercato di sviluppare. Il concetto è quello di cercare di valorizzare il residuo di campo delle colture, della vite in particolare, e poi in generale di tutti i materiali residuali dell'agricoltura. Questo è un concetto che si può estendere, insomma, a tutti i tipi di prodotti. Ci si è concentrati sulle potature di vite perché rappresenta sicuramente un giacimento energetico a cielo aperto che ogni anno è disponibile sul campo e dal quale si può produrre un biocombustibile, chiamiamo così, cioè un prodotto standardizzabile con caratteristiche qualitative ben precise, che è il pellet o il densificato. Sicuramente voi avete già visto, girando già nel piazzale dove ci sono le macchine, alcuni di questi prodotti. Avete visto il pellet, avete visto il briquette, avete visto anche quella specie di cialda pressata. Sono tutte soluzioni che possono essere scelte a seconda delle diverse condizioni di lavoro. La mattinata si svolge in questo modo, si svolge soprattutto, diciamo, seguendo quello che è l'iter di una filiera che può portare alla fine alla produzione di agripellet. Quindi la mattinata partirà con la raccolta in campo. Questa, devo dire, è la prima volta in assoluto che riusciamo, dopo 2-3 anni, a fare direttamente la raccolta. Siamo sempre partiti con la pelletizzazione, non avevamo mai avuto l'occasione di partire direttamente con la raccolta, quindi qui si vede completamente l'origine del prodotto e il consumo finale. Quindi partiremo con la raccolta, poi ci trasferiremo nel piazzale, vedremo invece il cantiere mobile di pelletizzazione al lavoro, e a fianco al cantiere mobile potete anche osservare un bruciatore ad agripellet, cioè un tipo di sistema che può sfruttare al massimo questo tipo di combustibile. Faccio solo notare, ecco, la pelletizzatrice è una pelletizzatrice nuova tra virgolette, nel senso la macchina è una macchina vecchia come idea, ma la novità è stata quella di metterla su un sistema mobile. Non è così immediato, non è così banale come può sembrare, bisogna stare attenti a certi accorgimenti, e questa idea di poter pelletizzare in campo dà forza, dà maggiore possibilità alla filiera di poter avere un prodotto finale con dei vantaggi economici e ambientali molto positivi. Poi questo lo riprenderemo, questo concetto lo riprenderemo nella parte finale. Altro aspetto che mi permetto di sottolineare, poi il signor Bonamini ce ne darà del dettaglio, è che questa raccolta è una raccolta diversa dal solito, è una raccolta che pensa a un prodotto finale che è un prodotto di qualità. Se si vuole puntare a produrre un biocombustibile, cioè un prodotto combustibile da biomassa, il mercato chiede sempre più prodotti di migliore qualità. Allora, per questo bisogna fare una raccolta pensando che non è uno scarto, ma è un prodotto, o meglio un coprodotto, perché è il prodotto che affianca il prodotto principale. Quindi pensando al prodotto finale, quindi bisogna raccoglierlo bene, bisogna fare in modo che il prodotto venga di qualità finale. Per far questo deve essere raccolto, lo spiegherà adesso il signor Bonamini, in maniera bene sia come taglio che evitando di sollevare impurità e terra in particolare, perché queste vanno a determinare aumenti di contenuti in cenere, diciamo di parametri indesiderati, e quindi a peggiorarne la qualità. E a questo punto direi di dare la parola al signor Bonamini, che magari ci spiega un po' questo tipo di macchinario. Buongiorno a tutti, mi chiamo Bonamini Claudio, sono il progettista. Cioè, la macchina in pratica è partita con l'idea proprio di fare un prodotto finale, come ha detto il professor Toscano, di qualità. Cioè, la vite tende a fermentare, di conseguenza mi sono concentrato sul taglio. Questa macchina taglia con dei coltelli a misura di circa 8-10 cm il tralcio.
questo fa sì che non fermenti il prodotto. Voi sapete che se il prodotto fermenta non è più possibile arrivare poi a fare il pellet, o meglio, si può fare il pellet ma perde tutte le sue caratteristiche e aumentano le ceneri. La raccolta, altra cosa importante è questa, evitare di raccogliere terriccio. La macchina con la coccola convergente lo può alzare ma lo scarica dietro. Questo fa sì che il prodotto rimanga pulito, non pieno di terra. La terra alla fine è cenere che si ripercuote poi sul pellet. Altra cosa, a questo proposito dico che è meglio lasciare indietro un po' di legna, ma guardare sulla qualità che raccogliamo, perché è importantissimo avere il prodotto finale buono. Come vedrete poi c'è anche già stoccato del prodotto che hanno già raccolto l'azienda dietro, è già lì da 10-15 giorni, non fermenta, non ha nessun problema. Nel giro di qualche mese si secca. Arrivato a essiccazione si può procedere poi alla pelletizzazione. La macchina ha un doppio cassone, come vedete, il cassone è doppio per i filari a spalliera e per il tendone invece basta togliere la parte sopra, il cassone è un po' più piccolo ma passa sotto il tendone. La velocità di raccolta è di circa 3 km e mezzo a ora. Adesso naturalmente lo farò andare un po' più piano se volete farvi dei filmattini per vedere un attimo, basta, io le cose brevi sono le più semplici. Ecco, direi allora di iniziare proprio con, credo, l'oggetto dell'interesse della vostra poi presenza. Poi vi faremo vedere anche lo scarico e tutto l'avvio delle macchine.